ci sarebbe la disumana mano dell'uomo dietro la morte di un cane e una volpe avvenute ieri nel Basso Vicentino, in località Teonghio, comune di Orgiano. A denunciarlo un giovane padrone di un cucciolo meticcio di nome Tobia, uscito in passeggiata con un componente della famiglia Lionello, come tante altre volte, purtroppo stroncato in pochi attimi, con ogni probabilità dopo aver ingurgitato del veleno letale contenuto in un bocconcino killer. Nulla si è potuto fare per salvare la bestiola, passata da uno scondinzolare felice ad un dolore lancinante che l'ha portata alla morte. La circostanza del ritrovamento della carcassa di un esemplare di volpe poco lontano lascia intendere che qualcuno abbia deliberatamente disseminato esche nel territorio circostante. Il triste episodio risale a ieri, domenica 24 gennaio, seguito da un post pubblicato sul gruppo Facebook Sei di Orgiano da Dennis Lionello, mirato a mettere in guardia altri proprietari di animali dal passeggiare da quelle parti. Una zona di campagna da considerare off limits fino a quando non verrà operata una bonifica.